Unreal Engine 5 è spesso sinonimo di grafica spaccamascella, ma quali sono i giochi in arrivo che lo spingono al massimo? Restate con noi per scoprirne 5, ma prima iscrivetevi al canale. Col vostro supporto continueremo a proporvi tanti contenuti di qualità. Quando si parla di titoli ambiziosi dal punto di vista grafico e basati su Unreal Engine 5, è impossibile non citare Senua's Saga Hellblade 2. Il sequel dell'avventura ad opera di Ninja Theory promette davvero bene in termini visivi. Banalmente, rientra tra le migliori produzioni in arrivo in materia di qualità e ricchezza dell'immagine. Tra l'incredibile resa dei volti, la qualità di ogni singola superficie e un'illuminazione di grande impatto, Hellblade 2 potrebbe rivelarsi il videogioco con la grafica migliore del 2024. Fortunatamente non manca molto per scoprire se sarà davvero così. Il titolo di Ninja Theory arriverà il 21 maggio su PC e Xbox Serie X ed S e sarà incluso su Xbox Game Pass sin dal day one. Ve ne abbiamo parlato a più riprese. Il è uno dei titoli più interessanti tra quelli che fanno uso dell'Unreal Engine 5. Si tratta di un survival horror con visuale in prima persona, a tratti disturbante a causa dell'elevato dettaglio grafico, che permette di osservare ogni particolare delle mostruose creature che ci daranno la caccia. Il promette inoltre un combat system molto realistico. Stando a quanto dichiarato dal team di sviluppo, le armi avranno comportamenti credibili e i colpi andranno a danneggiare i nemici in modo coerente col punto d'impatto. Pare inoltre che gli avversari reagiranno in modo verosimile agli attacchi e potrebbero persino cadere al suolo agonizzanti, rendendo l'esperienza poco adatta a chi non è dotato di uno stomaco forte. Certo, il team di sviluppo ha tutto da dimostrare, ma un prodotto con queste caratteristiche non può che catturare la nostra attenzione. Un altro gioco degno di nota è Ark Raiders, in sviluppo presso Embark Studios, il team noto per aver dato i natali a The Finals. Ambientato in una terra del futuro in cui una pericolosa minaccia robotica ha preso il sopravvento sull'umanità, il titolo stupisce per il sapiente uso dell'Unreal Engine 5. Difatti sfoggia una qualità grafica molto alta al netto degli scenari ampi e liberamente esplorabili. A colpire l'occhio non è solo la qualità dei modelli di personaggi e robot, ma anche il sistema di illuminazione, che rende l'azione ancora più spettacolare. Bisognerà vedere se la grafica spaccamascella vista nei trailer sarà la stessa che troveremo al lancio del gioco, che potrebbe essere ancora lontano. Vi ricordiamo infatti che Ark Raiders ha subito un'importante modifica in corso d'opera e, sebbene resti un free-to-play, arriverà sul mercato in forma di extraction shooter PvPvE. Inizialmente invece doveva essere uno sparatutto cooperativo. Se in materia di direzione artistica ha ancora molto da dimostrare, il remake di Metal Gear Solid 3 sembra promettente sul fronte grafico. Il vestiario di Naked Snake presenterà i segni della battaglia, animali e insidiosi predatori sembrano essere ricchi di particolari e anche il fogliame ha saputo convincerci. Attendiamo di vedere le varie ambientazioni e i complessi militari, così come un video di gameplay di durata più generosa prima di esprimerci in modo più approfondito. Se non altro, questo remake in Unreal Engine 5 è da tenere d'occhio, vista soprattutto l'opera originale su cui è basato. A chiudere il cerchio troviamo Extinction, un titolo che si mostra raramente ma che ad ogni comparsa riesce in qualche modo a stupire il pubblico grazie alla sua grafica. Si tratta di uno sparatutto in prima persona ambientato in un open world popolato da dinosauri. Gli sviluppatori stanno utilizzando l'Unreal Engine 5 per realizzare scenari molto definiti e modelli di lucertoloni incredibilmente dettagliati e caratterizzati da una peculiarità. Sono infatti costruiti sulla base degli studi scientifici e non rappresentano gli stereotipi dei dinosauri che abbiamo visto tante volte al cinema. A questo punto vi lasciamo la parola. Quali giochi in Unreal Engine 5 avreste inserito in questa lista? Ditecelo nei commenti.